Il fatto che pezzi di patrimonio possono essere condizionati nell'uso dalla criminalità organizzata e dalla camorra è un fatto estremamente grave. Per poter intervenire così come si è fatto per esempio in alcuni quartieri dell'area metropolitana è necessario un intervento interforze, questo lo metteremo al centro, già lo stiamo facendo, dei tavoli di sicurezza in prefettura, in maniera tale che si possa da un lato reprimere quelle che sono queste attività, che sono delle attività criminali, e garantire poi ai legittimi assegnatari di poter poi utilizzare i beni comunali. Noi abbiamo una grande difficoltà che è legata alla mancanza di una graduatoria degli assegnatari, che questo chiaramente rallenta poi fortemente la possibilità di assegnare legittimi assegnatari. Questo è un problema non solo del comune, riguarda anche la regione, è un po' al centro dell'attenzione. Credo che il primo atto di cui noi abbiamo bisogno è di una graduatoria aggiornata di chi è oggi nelle condizioni di poter avere una casa dal patrimonio pubblico. Senta, ci sono 10.000 sfratti in città secondo i dati della prefettura. Ora, al netto degli interessi della camorra, è un tema al centro dell'agenda quello dell'emergenza abitativa? Sì, il tema dell'emergenza abitativa è un tema fondamentale per vari motivi. Prima cosa, perché questo si lega anche agli argomenti che vengono discussi nel convegno di oggi. Noi oggi abbiamo la necessità di avere un nuovo piano casa sulla città, con un'edilizia, non solo un'edilizia economica e popolare come viene definita, ma anche un'edilizia agevolata per esempio per le giovani coppie, per le famiglie monoreddito, perché è chiaro che anche la perdita di abitanti della città di Napoli è legata alla mancanza di case. Quindi il nostro obiettivo anche nella rivisitazione del piano regolatore nei programmi di recupero delle aree oggi dismesse, di avere un'attenzione al tema dell'edilizia agevolata, del social housing, perché il tema della casa è un tema centrale sia per quanto riguarda i diritti ma anche lo sviluppo economico della città.